Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. La Tech Find si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella Tech Find troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La Tech Find potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. Tech Find. You search for tech, we find. Amiche e amici di 131, anno nuovo, vecchie e sane abitudini. Ci ritroviamo sempre qui dagli amici di AB Bistro con la nostra rubrica Serie 131 dedicata alla Serie C, alle due squadre sarde di Serie C, Torres e Olbia. Oggi con noi sembrava giusto iniziare l'anno nuovo con un nuovo volto del calcio isolano, come l'esterno acquistato dalla Torres direttamente dall'Ecco, Zambataro. Ben ritrovato, Ebo. Grazie, buonasera a tutti. Allora, primissime emozioni da Sassarese, hai trovato un tempo non buonissimo perché hai giocato con la Recanatese sotto il diluvio, 4 giorni di pioggia, però dai, è arrivata una vittoria, belle impressioni. Quello sicuramente, l'importante è aver portato a casa i 3 punti. È stata veramente un'emozione, mi sono divertito a vedere anche i ragazzi giocare e, come ho detto, 3 punti fondamentali per il nostro percorso e nulla. Spero di conoscere presto anche la città, salvo il tempo che migliori. No, presto arriva il caldo, speriamo. In Sardegna e la pioggia non dura troppo, stai sereno, stai sereno. Non saremo soli, caro il mio Zambataro, perché oggi ci torna a trovare davvero un amico di 131, un giocatore che è stato solo un anno in Sardegna, che però ha lasciato il segno, ovvero il bomber ex Torres e adesso in forza al Novara, che domenica ha festeggiato le 500 presenze tra i professionisti, mica poco, lasciatemi dire, il buon Stefano Scappini. Ben ritrovato, Ste. Salve, salve a tutti, buonasera. Un piacere davvero ritrovarti e come sempre, ragazzi, con noi c'è anche dai nostri studi da Cagliari Francesco Aresu. Ciao Fra. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, io parto subito con Stefano, prima poi Fra di darti la parola per andare a vedere un po' il recap di quello che è stato il weekend del girone B dove giocano Torres e Olbia. Stefano, è un momento importante per voi, state a Novara cercando i punti giusti per togliervi dalla zona calda della classifica, sono arrivate 2 vittorie in fila contro 2 dirette avversarie negli ultimi 2 turni, soprattutto tu nelle ultime 5 ne hai segnate 4, sei tornato ad essere quel bomber decisivo che già a Sassari abbiamo apprezzato l'anno scorso, momento importante, avete dato un bel segnale a cavallo di dicembre e gennaio. E dai, è stato... Innanzitutto è un piacere anche per me ritornare, diciamo, anche tramite il web, a riabbracciarvi anche a voi. E niente, dai, questi ultimi 2 mesi finalmente siamo un po' usciti, dai, anche se la situazione in classifica non è il massimo, però quest'anno finora è stata parecchio dura, dai. Adesso vediamo, ci aspettano 18 battaglie e speriamo davvero riuscirne più presto e poterci salvare. Ecco, potervi salvare lo speriamo ovviamente anche noi, anche perché poi da voi ci sono anche giocatori che conosciamo bene come Salvatore Boccia, uno dei sardi on the road. Io vado da Francesco che ci leggerà i risultati e la classifica del girone B. Francesco, ricordiamo, l'ha reso uno dei più grandi estimatori del buon Stefano Scappini. Da quando era attaccante della primavera della Samp, quindi insomma quando io ero giovane, ma anche Stefano, che comunque è più giovane di me, beato te caro Stefano, però insomma il classico numero 9 di quelli che segna da ragazzino e poi segna anche da grande, perché è davvero uno dei migliori centravanti visti secondo me nel calcio sardo a tutti i livelli, soprattutto per precisione e cattiveria davanti alla porta. Andiamo a vedere però, come ha detto giustamente Roberto, ragazzi, i risultati dell'ultimo turno per quanto riguarda le squadre sarde, quindi il girone B della Serie C, iniziando dall'1-0 del Cesena, capolista contro l'Olbia, poi la bella vittoria della Torres 3-2 contro la Recanatese, 1-1 tra Vispesaro e Spal, 0-0
tra Fermana e Carrarese, 1-0 vittoria dell'Arezzo sul Rimini, altra vittoria di misura ma davvero spettacolare della Juventus Next Gen contro il Pescara di Zeman per 4-3, poi Pinetto Gubbio 1-2, si riprende un po' il Perugia 3-0 sulla Lucchese, 0-1 vittoria anche della Virtus Entella sull'Ancona e ancora una volta il Pontedera Sornione di Max Canzi 0-2 in casa del Sestri Levante. Questa la classifica del girone B con il Cesena che comanda a quota 49 più 2 sulla Torres, addirittura più 12 il vantaggio della Torres sulla terza, davvero incredibile, che si chiama Carrarese a 35 punti, 33 per il Perugia, 32 per il Pescara e per il Pontedera, 27 Virtus Entella, Gubbio e Pinetto, 26 Arezzo, 24 Lucchese, 23 Recanatese e Rimini, 22 Juventus Next Gen, 21 Ancona, 20 Spal e Vispesaro, 18 Sestri Levante, 17 penultima l'Olbia di Leandro Greco, ultima chiude la classifica la Fermana a quota 14 punti. Allora ragazzi, questa è una trasmissione che noi abbiamo creato negli anni legandola molto ai tifosi e infatti oggi abbiamo chiesto ai tifosi di mandare qualche domanda sia per Zambatalo che ovviamente anche per Scapini che essendo molto amato ha ricevuto tantissime domande da Sassari, però inizio con te perché ci chiede Andrea com'è stato il debutto in maglia rosso-blu al di là del risultato ovviamente e perché hai scelto proprio Sassari a gennaio per riscattarti diciamo dopo la grande stagione con Lecco e poi invece i primi sei mesi sempre a Lecco diciamo da separato in casa tra virgolette. Esattamente, poi dal momento in cui il mio procuratore mi ha parlato della squadra ho iniziato a guardare un po' di partite e diciamo che sposa molto il mio modo di giocare, cioè che ho visto da parte dei ragazzi in campo che si divertono, cioè lo stesso domenica, primo tempo davvero dalla panchina mi sono divertito a vederli, anche quando poi sono entrato ho cercato di mettermi a disposizione e di conseguenza poi divertirmi anch'io. Ecco, al di là del risultato, l'esordio come ti è sembrato? Buono, si può fare di più. Sicuramente pretendo di più da me stesso e sicuramente col passare delle settimane la condizione crescerà perché mi manca un po' di gamba, però sono fiducioso che anche i ragazzi mi daranno una mano da quel punto di vista e niente. Ecco, poi invece Alessandro ci dice Zambatalo un giocatore fortissimo, grande acquisto. Giuseppe chiede, si lancia già in prospettiva futura, quanto sono difficili da vincere i playoff, visto che tu l'anno scorso li hai vinti con Lecco, è un percorso lunghissimo, però questa è una domanda anche sì, importante. Sì, è un percorso abbastanza lungo, però ti dico la verità, vanno avanti velocemente, il tempo passa velocemente perché si gioca ogni 3 giorni, e che tu sbagli o non sbagli devi pensare alla partita successiva. L'importante è avere la mentalità di stare sempre sul pezzo. Ecco, invece Alessandro ci chiede sempre qual è il giocatore che già magari conoscevi di quelli con la Torre, se non sbaglio tu hai giocato con Lora in passato, sì. E poi invece ti chiede chi è quello invece che ti ha impressionato di più. Ah, sicuramente Beppe Mastino. Cioè Mastino, a vedere il suo mancino domenica mi ha emozionato, se posso dirlo. Però anche perché su quel campo non era facile. Però è lì che vedi i giocatori, no? Certo. È lì che lui sicuramente è uno di quelli che mi ha impressionato tanto. Ok. Io vado un po' da Stefano, così vi alterno un po' le tante domande che sono arrivate per te. Stefano, subito una domanda da parte di Leonardo, dice: ma com'è possibile che sia un giocatore che segna sempre negli ultimi minuti? Non lo so, ne hai fatti talmente tanti che secondo me li hai segnati anche non solo negli ultimi minuti, però questa caratteristica ce l'hai, soprattutto nell'ultimo periodo. Beh, questo ultimo periodo per forza, perché sono andato sempre dalla panchina, quindi ero costretto a segnare gli ultimi minuti. Però un gol vale l'altro, al primo, al 90esimo. L'importante ecco, è sempre farsi trovare pronti e cercare soprattutto di fare gol decisivi. Ecco, questo mi fa molto piacere. Ecco, poi Matteo ci chiede come mai sei andato via da Sassari, però ti ringrazia perché quando ci sei stato hai avuto sempre buone prestazioni in maglia rosso-blu. No, avevo solo un anno di contratto e tra l'altro è stata anche una sorpresa perché mi sono trovato la mia prima esperienza in Sardegna, mi sono trovato molto bene, una grande famiglia, sono stato molto bene, mi hanno accolto bene, quindi è stato davvero un piacere e soprattutto ad aver raggiunto tramite i miei compagni l'obiettivo tanto diciamo la salvezza dell'anno scorso, è stato anche tanto difficile, però ci siamo riusciti. Sofferta, ancora più bella così, caro il mio Stefano. Loris ci chiede qual è la piazza dove sei stato meglio
in assoluto nella tua carriera? Ne hai cambiate tante, tante piazze anche importanti, qual è quella dove sei più, ti senti più legato? Ma diciamo Cremona e Reggio, dai, dove ho vinto anche i campionati, quindi sono stato molto bene, la gente mi vuole molto bene, però sono stato bene dappertutto, ripeto, ho cambiato tantissime piazze, a Pisa, a Sassari, quindi stesso Modena, sono stato bene, quindi sono stato, diciamo, ho avuto la fortuna di fare tante piazze importanti, tra cui Sassari. Ecco, Alex invece ti chiede, ovviamente ti dice, anche lui dice, mi dispiace tanto che sei andato via, ti aspettavi una crescita così grande della squadra e ogni tanto la segui ancora, la Torres? No, no, quello sì, come tutte le mie ex squadre le seguo, la prima cosa che faccio vado a vedere i risultati delle mie ex squadre, poi ho lasciato anche degli amici lì, li sento spesso e mi fa molto piacere. Ovviamente all'inizio è stata una sorpresa, però adesso è diventata davvero la squadra da battere, adesso sarà un giro di ritorno dove tutti sicuramente aspetteranno la Torres, sarà molto più dura, però diciamo che sarà dura anche per gli altri, ecco. Sì, assolutamente, torno da te caro il mio Zambataro, ci chiede Daniele se sei mai stato contattato dalla nazionale etiope, questo me lo stavi un po' raccontando anche prima di entrare in diretta, e poi se hai un soprannome, perché qua a Sassari subito bisogna metterti un soprannome, sì. In caso allora Zamba va bene, va benissimo, okay, facile, corto. Esatto. E per quanto riguarda la nazionale, un contatto diretto non l'ho mai avuto, però chissà, un domani magari potrebbe esserci. Francesco invece chiede qual è il tuo ruolo preferito, ricordiamolo, tu puoi giocare esterno in entrambe, diciamo, le fasce, qual è dove ti trovi meglio? Più a sinistra che a destra sicuramente, perché mi piace venire a giocare dentro al campo, fraseggiare con i compagni, però ovviamente nel momento in cui il mister mi chiederà di giocare anche a destra, nessun problema. Ecco, invece l'ultima, Carlo dice benvenuto alla Torres, ovviamente. Grazie. Che impressione ti ha fatto, al di là della partita, lo stadio e la tifoseria di Sass? Bene, nonostante la pioggia ti dico, c'è tanta gente, sono curioso di vedere quando il tempo sarà dalla nostra. Io torno da Stefano perché continuo a farvi le domande, sono davvero tantissime, io cerco di farvele tutte, poi ovviamente andremo anche sui temi più di attualità fatti da me e Fra. Alessandro ti chiede cosa ti manca, c'è qualcosa che ti manca in particolare, extra campo ovviamente, di Sassari, caro il mio Stefano, non lo so, se vuoi risponderci la fai ne, non lo so, decidi tu cosa ti manca di Sassari. Ah, diciamo anche l'apporto, vabbè, ovviamente i miei compagni, il sole, il mare. Beh, questo è classico, dai, anche il mangiare, sono stato molto bene, anche l'accoglienza, i tifosi che sono molto calorosi, ma ripeto, adesso non perché sto parlando, però è stata davvero una bella sorpresa e sono stato veramente bene e mi piacerebbe anche in futuro tornarci. Sì, assolutamente. Daniele ci chiede quanto potrebbe servire in questa Torres attuale uno Scappini, quel giocatore che magari gioca 20 minuti, 30 minuti, però ha quel fiuto del gol. Ma guarda, penso che l'attaccante in questo momento è l'ultima cosa che può servire alla Torres, visto che Cinale, Diachite, Scotto, Ruocco, ce ne stanno tanti che stanno facendo la differenza, quindi hanno trovato un'amalgama importante e ripeto, devono riuscire a rimanere sul pezzo fino alla fine, perché davvero possono fare delle cose molto importanti, molto, molto belle. Ecco, ti faccio l'ultima perché Fele ci chiede, è stato un anno difficile l'anno scorso, però alla fine è portato a casa con l'obiettivo, hai qualche rimpianto della scorsa stagione? Ma diciamo qualche rimpianto? Io ho dato il massimo, abbiamo dato il massimo, quindi rimpianti non ce ne sono. Certo, magari potevamo soffrire di meno e potevamo, diciamo, il girone di ritorno potevamo farlo, ecco, in più. Abbiamo fatto tante partite senza vincere, quello forse ci ha un po' penalizzato perché ci ha portato fino alla fine a giocarsi la salvezza. Invece magari potendoci salvare prima potevamo fare anche qualcosa di più. Però abbiamo dato il massimo, quindi sono proprio a posto con la coscienza. Si poteva magari chiudere prima.
Torno da te perché c'è una domanda che fondamentalmente avevo proprio curiosità di fare in un giocatore che arriva magari e vede per la prima volta il girone, perché noi ormai dopo un girone d'andata siamo fatti un po' un'idea di questa, di questo girone B, di questo gruppo B, con un Cesena che stava provando ad ammazzare il campionato e la Torres che è l'unica squadra fondamentalmente che sta riuscendo a rimanere in scia. Tu da fuori che idea ti sei fatto del campionato e poi con la prima partita con l'Area Canatese magari ti ha confermato l'idea che ti eri fatto? No, sicuramente c'è un campionato molto equilibrato per la Torres e il Cesena. Stanno facendo parecchia fatica invece le squadre un pochettino più blasonate. Ti dico la verità, non me lo sarei aspettato. Però cioè, se la Torres è lì a giocarsela con il Cesena perché ha qualcosa di importante. E sicuramente, a parte l'entusiasmo, bisogna avere la consapevolezza di essere una squadra forte e l'obiettivo nostro deve essere quello di dar fastidio al Cesena fino alla fine, perché sicuramente quelli che avranno la pressione sono loro, perché sono stati costruiti per vincere il campionato e noi dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, come ho detto. Prima di andare e passare la palla a Fra, ti faccio un'altra domanda su questo tema, un po' un tifoso te l'aveva già fatta, no? La domanda sui playoff, una curiosità che è giusto chiedere a un giocatore: quando affronti i playoff, ovviamente più avanti arrivi in classifica meglio è, perché salti dei turni, però al tempo stesso stai delle settimane senza giocare. Ecco, quanto è complicato quella gestione, cioè quelle settimane senza giocare? È vero che ti riposi, però magari puoi perdere il ritmo. Ti dico la verità, l'anno scorso probabilmente per noi lì a Lecco è stato una fortuna il fatto di essere entrati subito. Infatti molte squadre che, non so, ti faccio l'esempio del adesso il Pordenone, mm-hmm. che è dovuto star fermo 3 settimane, ha fatto molta fatica. Infatti soprattutto la partita di ritorno da loro, cioè fisicamente noi stavamo il doppio. Certo. Ha i suoi vantaggi sicuramente arrivare in classifica, come i suoi svantaggi. L'importante è la gestione appunto del lavoro settimanale, ovviamente con le amichevoli e tutto quanto. Però in questo momento, secondo me, pensare ai playoff ce lo faremo più avanti. In questo momento dobbiamo giocare col Cesena, sul Cesena, fino alla fine, fino a quando non, se sono bravi loro ad andare a scappare via, gli faremo un applauso, altrimenti noi ce la dobbiamo giocare e provare a vincere il campionato. Assolutamente. Fra, veniamo da te. Sì, sono tanti i commenti per le domande, soprattutto su Facebook e su YouTube per i nostri ragazzi. Iniziamo dai saluti a Stefano Scappini, Antonio Bonomo, un saluto a Stefano, grande protagonista, grande professionista e protagonista della nostra salvezza. Anche Alan Martinetti ti saluta, caro Stefano, caro saluto e benvenuto anche a Eyob. Zambattaro, sempre su Eyob, Giuseppe Secchi dice: da quel poco visto si vede ha un cambio passo di un'altra categoria. Marco Cocco si meraviglia: come mai non giochi in Serie A, caro Eyob? È un buon giocatore. Vabbè, c'è tempo. Ancora giovanissimo. magari con la Torres, no? Esatto. Domani. È la giusta ambizione. Antonio Bonomo: ciao Zambattaro, abbiamo avuto l'impressione che tu prediliga a spingere sulla fascia, ciò che a volte a noi è un po' mancato. Cosa è la cosa che ti ha colpito maggiormente e che secondo te è migliorabile di questa Torres? Ti dico la verità, quello che mi ha sorpreso più di tutto sicuramente è il fraseggio tra i ragazzi, cioè proprio si trovano a memoria, e soprattutto in Serie C avere questo tipo di libertà anche da parte del mister ti permette bene o male di fare quello che ti viene, di esprimerti. Mm-hmm. E sta cosa qui è la cosa che mi ha colpito di più. E la cosa migliorabile sicuramente, cioè mi riferisco alla partita di domenica, cioè di chiudere, se hai la possibilità di chiudere la partita, di chiuderla prima, poi successivamente di divertirti. Certo, anche perché poi è più facile divertirti, esatto, nel finale, nel se arrivi finale, con due gol, cioè non arrivare con l'acqua alla gola. Assolutamente. Per chiudere le partite basterebbe avere Stefano Scappini dalla propria parte, anche perché lo dico, lo affermo, se la Torres avesse Scappini in attacco con la rosa che ha, anche con l'arrivo di Zambattaro, secondo me sarebbe più forte del Cesena. Qui lo dico e qui lo nego, al di là poi della, insomma, davvero dell'apprezzamento nei confronti di Stefano, ma io invece penso che un attaccante così
da poter buttare dentro negli ultimi 20 minuti, un quarto d'ora, anche solo 10, Stefano, perché poi a te comunque, passa una a Stefano, palla a Stefano neanche a Natale a casa gli hanno fatto questi nati complimenti, però qualcosa gliela dovremmo dire di cattivo. A proposito di casa, festeggiamenti, Marco Cocco ti chiede se ti piace il maialetto, caro Stefano. sì, ma anche pecorino, parecchie cose, dai, gli gnocchi sardi, molto. Alessandro, Stefano, persona serissima, è un grande professionista. Bruno Pudu da Cagliari dice forza Torres. Fabrizio Angius a Zambattaro, cantacilino della Torres. Cantacilino della Torres in quattro giorni. Quattro giorni è presto. Datevi tempo e imparerà anche il Sassarese. Dai. Presto. Vittorio Luglio dice bravo Zambattaro, ha la giusta mentalità. Saluti ancora una volta a Scappini. Insomma, Stefano, un anno a Sassari, ma davvero sei diventato un idolo della tifoseria sassarese. Va bene, ragazzi, vi ripasso la palla perché avevano tantissimi commenti, quindi a voi. Sì, no, ecco, hai parlato prima di Alfonso Greco, della libertà che lascia ai giocatori di esprimersi. Io volevo chiedere proprio a Stefano questo, cioè il Greco allenatore, sicuramente in questi anni alla Torre si è cresciuto anche lui, no? Nel rapportarsi, imparando anche i vari momenti della categoria. Tu che di allenatori ne hai avuto tanti, Ste, un passaggio su Alfonso. Sicuramente è maturato anche lui, come tutta la squadra. Ovviamente la rossa è molto più forte, molto più completa, soprattutto anche nei ricambi dell'anno scorso, ma il mister diciamo che ha cambiato passo rispetto all'anno scorso. Basti vedere che non si accontenta, è una squadra che non si accontenta mai, magari fa un primo gol, ne vuole fare due, ne vuole fare tre, cioè, da quello che ho visto io da fuori è una squadra che vuole sempre segnare, infatti gli attaccanti sono quasi tutti a 6-7 gol, e questo penso che cosa che magari l'anno scorso non avveniva, ecco. Forse un rammarico è anche questo, diciamo che l'anno scorso magari era un pochino più a pensare a non prenderlo, invece quest'anno sono più liberi, ovviamente c'è più qualità, sono più liberi nella testa, sono più liberi di fare le giocate, quindi infatti si vede. Sì, infatti si vede. Lo chiedo anche a te, Ste, un commento su questo girone, perché poi ci sono tantissimi giocatori che conosci, ovviamente Cesena, secondo me, Sofra, gli piace lanciarsi in questi commenti, ma il Cesena è un'ottima squadra, una squadra che forse farebbe anche la sua figura in Serie B, perché ha dei giovani molto, molto importanti. Chi ti ha deluso di più? Magari c'è un Perugia, la Spal, soprattutto, che ha investito tanto e arrivava da retrocessa, poi la domanda la farò anche a te, perché poi sono anche tu conosci tantissimi giocatori di queste squadre. Sicuramente mi sta deludendo molto l'Ancona, sì il Perugia, però il Perugia come rosa non è all'altezza di, diciamo, Torres e Cesena. E Lentella, ecco, Lentella doveva essere una protagonista e adesso sta facendo abbastanza bene, però purtroppo per come partita penso che non possa bastare, ecco, ritornare in corsa, quindi diciamo queste tre. Sì, attenzione per Lentella, perché comunque sia tra mercato e tutto sarà sicuramente una squadra che nessuno vorrà trovare, secondo me, nella fase playoff, perché è una squadra che si sta ritrovando, è partita con l'ambizione di essere lì dove c'è il Cesena, qualcosa non ha funzionato, un esonero, cambio in panchina, anche una rivoluzione in squadra, però secondo me una piccola quadra, piano piano la troverà la squadra di Chiavari, che è una realtà importante. Per te invece il punto sulle avversarie, diciamo, ha escluso il Cesena? Ti dico il Pescara. Mm-hmm. Ti aspettavi, diciamo, più continuità? Sì, esatto, l'ho visto parecchio altalenante, con i risultati. Molto in stile Zeman, se vogliamo. Esatto. E come ha detto Scappini, anche la Virtus Entella sicuramente. Ok. Stai, tu hai cambiato tantissime squadre, c'è una squadra dove non sei mai stato che ti sarebbe piaciuta come ambiente o magari in generale perché te ne ha parlato qualche compagno? Diciamo. In Serie C o anche in Serie A, in Serie B? Beh, vabbè, Serie A, diciamo una piazza B, particolare, dai. Che sarebbe... A me mi sarebbe piaciuto sempre, cioè, più che altro giocare nella fascia di Adriatica, Pescara, Ancona, Bari, mi sarebbe piaciuto fare quelle piazze lì, però non è che si possono fare tutte, però sono belle piazze, ancora, calorose, tempo, calorose, però il tempo corre veloce.
C'è ancora tempo. No, invece domanda più particolare per te, perché poi non ne abbiamo parlato. Com'è nato proprio, tu ci hai detto, me ne ha parlato il mio procuratore della Torres, però in generale la trattativa con la Torres, come è nata la scelta? Perché immagino che in quei mesi, diciamo, a Lecco, in cui giocavi meno, giocavi perché di fatto non hai esordito, esatto, in Serie B, non sarà stato solo la Torres a cercarti, ma tante squadre, vista l'annata precedente in C da assoluto protagonista. Come mai, cioè, com'è nata proprio la trattativa? Allora, come ti ho detto, vabbè, a parte il contatto con il mio procuratore, avevo bisogno di una squadra che mi desse la possibilità di rimettermi in gioco. Poi prediligo molto giocare nel 3-5-2 come esterno a tutta fascia, e quando me ne ha parlato, cioè, non ho avuto nessun tipo di esitazione, ti dico la verità, e, cioè, gli ho detto: porta avanti la trattativa, procuratore, ha detto porta avanti la trattativa, fammi sapere nel momento in cui è tutto a posto. E poi, cioè, ti dico, appena rientrato dalle vacanze sono venuto subito qua, perché avevo voglia anche di, perché ho visto diverse partite, il calore dei tifosi di qua di là, volevo percepirlo, e già domenica ho avuto un po' di l'antipasto. E nulla. E poi troverai anche una giornata tranquilla con i tifosi senza ombrello, che sarà meglio. No? Esatto. No, a parte le battute, prima di entrare in diretta mi raccontavi un po' la tua storia, arrivato 17 anni fa dall'Etiopia. Ripercorriamolo un po', quei primi anni in Italia, nella provincia, a Monza, poi con l'Atalanta nel settore giovanile, uno dei più floridi, diciamo, in assoluto in Italia. Che anni sono stati? Anni sicuramente che mi hanno formato tantissimo come uomo, perché la scuola dell'Atalanta prima ti forma da quel punto di vista. E una sofferenza, è stato un sogno e anche un po' una sofferenza, perché comunque quando fai questi settori giovanili hai l'ambizione di poter esordire in Serie A. Non ho avuto questa possibilità, però non rimpiango niente, sono contento del percorso che sto facendo, e chissà, domani sicuramente l'obiettivo mio nella mia testa è quello di arrivare in Serie A, chissà, magari con la Torres, altrimenti vinciamo il campionato e poi si vedrà. Se dobbiamo mettere un obiettivo subito per la stagione, tuo personale? Cioè, il mio personale obiettivo è quello di recuperare la categoria che ho perso l'anno scorso, perché sì, è vero che l'ho vinta sul campo, però poi per situazioni che non mi va neanche di parlarne, voglio sorvolarci sopra, ho tanta voglia di rivalsa, sicuramente, di dimostrare di poter starci in quella categoria. Ecco, abbiamo detto, no, degli anni in cui sei arrivato in Italia, 16 anni fa era già abbastanza comune, no? C'era già tanti ragazzi come te che, esatto, dall'Africa provavano il sogno di, in generale, non, certo, solo nel calcio, in generale un sogno in Europa. Com'è stato però l'ambientamento proprio in Italia? Ti dico, il calcio mi ha aiutato tantissimo, cioè io mi ricordo ancora la prima volta che i miei mi hanno portato all'oratorio lì dietro casa, che noi, sia io che mio fratello, non parlavamo, non sapevamo una parola d'italiano. Però c'era il pallone come lingua. Sì, diciamo. Sì, a gesti, ho detto voglio giocare, poi appena mi hanno messo dentro al campo abbiamo iniziato così. E anche le prime amicizie mie che ho tuttora con questi ragazzi sono nati lì, grazie al calcio. Ecco, Ste, vengo da te prima poi di passare la palla a Francesco per chiudere anche la trasmissione. Non so se te l'avevo già fatta l'anno scorso questa domanda, però in caso te la rifaccio, sai che sono smemorato. 500 presenze dei teleprofessionisti, non voglio metterti fretta, ma stai già pensando a cosa fare anche da grande? Senza fretta, cioè, però, resti nel mondo del calcio, mi diventi allenatore, poi un domani magari torni in Sardegna da allenatore, non lo so, cosa hai già un'idea? Mi piacerebbe fare l'allenatore, però diciamo che quando finisci di giocare a calcio, da giocatore allenatore ci sta davvero il mare di mezzo, perché inizi, certo, un'altra carriera tutta da zero, e poi devi ragionare con 25 ragazzi, non è semplice. Cioè, adesso ti dico allenatore, però da qui a farlo, però mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio assolutamente. Vabbè, ci sono tanti gol ancora che ti separano da questo obiettivo. Fra, veniamo da te per la chiusura.
No, volevo chiedere a Stefano, forse è già passata la foto con Salvatore Boccia, però insomma, se ne parlava prima nel pre-diretta, Salvatore Boccia, giocatore, ricordiamo, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ecco qua c'è una foto che cerca di raggiungerti nell'esultanza, ma non ti prende, nonostante sia più giovane. No, insomma, è un'annata importante quella per il giocatore di Oristano. Ricordiamolo, uno dei sardi on the road della nostra rubrica sui sardi. Ma Salvatore è una bravissima persona, molto intelligente, che ascolta i consigli e cerca di metterli in atto. Ecco. Quindi questo penso sia molto importante per un ragazzo così giovane. E tra l'altro io dico sempre, lui dimostra davvero tanta maturità e rispetto ai ragazzi della sua età, e questo penso che sia molto importante, perché è come se fosse già molto più maturo, molto più grande degli altri. E sicuramente quest'anno per me è stata una sorpresa, che non lo conoscevo. Sta facendo molto bene sia da terzino che da braccetto di destra, e davanti, se non non è il suo caso, se non si monta la testa, diciamo, secondo me può diventare un ottimo giocatore. Ancora un altro paio di commenti. Nero Giuspiamo dice: Scarpini, grande uomo, professionista esemplare, un abbraccio e grazie per quello che hai fatto l'anno scorso per Sassari, grande Zamba, lo stesso Nero anche per Eyob. Costanzo Pugioni, Forza Torres, benvenuto nel mondo Torres, è sempre a Zambattaro. Magico Catania dice: complimenti alla Torres, saluti da Catania, anche saluti agli amici della Torres, merita la Serie B. Poi Alvin dice: sei grande Zamba. Joseph, amico, grande Zambattaro, no. E anche Antonello Diana, grande Zampa, insomma davvero grande impatto in questa diretta, caro Eyob. No, ma io chiudo prima poi di andare a leggere l'ultimo turno. No, volevo fare una domanda a Stefano, perché qua torno tifoso della Sampdoria, perché ci tengo, e siccome Stefano ha detto che guarda tutte le squadre in cui ha giocato, visto che è arrivato nel mondo del calcio serio, diciamo così, grazie all'avventura nella Samp, ecco, visto che la squadra di Pirlo quest'anno sta facendo in Serie B un'annata non molto soddisfacente, per usare un eufemismo, ecco, ti chiedo se te l'aspettavi, e soprattutto secondo te, vista anche la situazione complicata sul mercato, perché ricordiamo la Samp ha una situazione di bilancio molto, molto particolare, se ti aspetti qualcosa. Ah, in quest'estate noi già abbiamo fatto un amichevole con la Sampdoria, e la cosa che ho notato di più che Pirlo, più che l'allenatore, è stato la rosa. La rosa, non vedevo quella rosa da mazza Serie B, ecco. Quindi non mi aspettavo tutte queste difficoltà, però diciamo che la Sampdoria non ha la rosa competitiva per vincere il campionato, e, cioè, rispetto alle altre ovviamente, rispetto al Venezia, rispetto a la Cremonese, tutte le altre, però magari il mercato di gennaio, non so, può far qualcosa. Speriamo. Roby, dimmi tu, ti ridò la palla e poi dopo andiamo a leggere, sì, i risultati, mentre, con le ultime domande. Ma guarda, possiamo mettere anche direttamente in grafica il prossimo turno, che volevo fare un commentino. Ovviamente, partita contro il Rimini, domanda che ti faccio: che gara ti aspetti? Loro sono in un momento di difficoltà evidente, però rischia di essere la classica gara tra polone, perché comunque il Rimini è una squadra di sicuro di valore e soprattutto di grande appeal nella categoria. Assolutamente. Anche se le squadre sono in difficoltà, nel girone di ritorno ogni partita sarà difficile, dall'ultima alla prima saranno tutte difficili. L'importante è affrontarle con la giusta mentalità, partire forte, giocare nel modo in cui sappiamo giocare, e poi alla fine della partita vedremo se saremo stati superiori o meno. E vediamoli anche le altre gare, con l'Olbia che ospiterà la Vispesa, una partita importantissima per i ragazzi di Leandro Greco, perché è di fatto fondamentale tornare a fare punti nella corsa salvezza. Tra l'altro è di oggi e di questo pomeriggio l'uscita del giudice sportivo riguardo i fatti di Cesena, ovvero il pugno dato dal padre di Cristian Spendi al portiere dell'Olbia Rinaldi. È arrivata una multa per 1.000 euro per il Cesena, più la chiusura
chiusura di una giornata a porte chiuse dello stadio Manuzzi, una decisione un po' strana, questo il commento lo faccio io da giornalista, caro Zambatalo, perché poi alla fine c'è per esempio Latina nello stesso documento del giudice sportivo che ha preso 2.000 euro di multa per un petardo. Sono cose che lasciano un pochino basiti, però poi decide ovviamente il giudice sportivo, noi siamo qui a commentare. Sicuramente un fatto che non vorremmo commentare, quello successo nel finale della gara del Manuzzi, anche perché Cesena è una squadra talmente di qualità in campo che non ha bisogno di finire in prima pagina sui giornali per eventi del genere. Caro Fra, ti lascio poi all'ultime, vabbè, leggiamole anche insieme le ultime partite: Pontedera-Fermana, Virtus-Entella-Pinetto, Recanatese-Juventus Under-23, Gubbio-Ancona, Carrarese-Arezzo, Lucchese-Sestri-Levante, Spal-Cesena, e anche questa, attenzione, può essere una gara a trappola per i bianconeri di Toscano, e poi Pescara-Perugia a chiudere il turno. Fra, a te per la chiusura. Sì, ultimi commenti in realtà, più che ultime domande. Marino Vasselli, grande bomber, sei una grande persona, saluta Stefano Scappini. Marco Cocco chiede a Zambatalo e Scappini qual è la loro squadra, la squadra più deludente nei propri gironi. Ne hanno già parlato, in realtà l'avete già, sì, sì, già data questa risposta, per cui insomma possiamo anche salutarli, direi, a questo punto. È stata una bella puntata con tanta gente, noi ringraziamo sempre ovviamente sì, sia le società che ci permettono poi di fare queste trasmissioni, ma soprattutto i tanti che seguono questa e tutte le altre nostre rubriche, ma questa in particolare perché è cresciuta tantissimo quest'anno anche grazie all'ottimo campionato chiaramente della Torres, per cui ci fa assolutamente piacere. Esatto, grazie Fra, io ti saluto, ovviamente noi ci vedremo martedì prossimo per commentare come sempre il prossimo turno della Serie C. Ringrazio il bomber Stefano Scappini, speriamo di incontrarci nei campi da qualche parte, però ovviamente ti proverò a rubare una maglietta, perché sai che io ho questo vizio di rubare le magliette, però ci può stare. Grande Stefano, dagliene una della salute. Piacere. Dagliene una della salute sudata. Tanto non quella di sotto, non quella stesso, di sotto, perché Stefano è troppo magro, a me le cose di Stefano non entrano. Grazie mille davvero. Grazie a voi, vi seguirò sempre con affetto, è stato veramente un piacere, guarda. Grazie. Ovviamente grazie anche al Novara che ci ha concesso questa intervista, ma grazie soprattutto al mitico Zambatalo, è stato un piacere conoscerti. Piacere davvero mio, grazie mille. Grazie alla Torres e grazie agli amici di AB Bistro che, come sempre, quando abbiamo bisogno ci ospitano puntualmente per questa nostra trasmissione. Noi ci vediamo martedì prossimo, restate però su 131 per tutte quelle che sono le notizie dello sport sardo. Grazie ragazzi, buona serata e sigla. La Tech Find si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella Tech Find troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La Tech Find potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. Tech Find. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com.